Amici di Battista 70 Phone, buongiorno, grazie al nostro amico Fausto, ed infatti l'abbiamo soprannominato FE, vi posso presentare il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Dotato del nuovo processore Exynos 2100 a 5 nanometri ed una potente fotocamera da 108 megapixel, più 10, più 10, più 12, con uno zoom ottico 10x, e uno zoom digitale che riesce ad arrivare addirittura a 100x con dei risultati, devo dire, assolutamente niente male. A questo giro Samsung ha messo una batteria da 5000 mAh per consentirci di arrivare a sera, ma c'è un ma. Se vi piace giocare, tenete presente che il terminale inizia a scaldare abbastanza e la batteria tende a decadere, una media di circa un 15-20% ora, per cui tenete presente che se giocate poi difficilmente arriverete a sera. Abbiamo il solito display Super AMOLED, dinamica AMOLED, come lo volete chiamare, che è davvero stupendo. Da questo punto di vista Samsung non delude mai. Il peso è abbastanza importante, 227 grammi, d'altra parte abbiamo un display da 6 pollici e 8, per cui molto generoso, dimensioni diciamo importanti. Dalla cam frontale è da ben 40 megapixel e anche qui abbiamo modo di scattare dei selfie davvero molto belli e dettagliati. Insomma, per quanto riguarda il comparto audio, foto, video, multimedia, assolutamente niente da dire. Un terminale ben riuscito che in questa conformazione 12256 costa circa 1300 euro a seconda delle offerte che trovate in questo momento. L'interfaccia Samsung è diventata sempre più snella e veloce, non ci sono più alcun tipo di rallentamenti, le applicazioni installabili sono molte di Samsung, ma appunto sono installabili, non siete obbligati ad utilizzarle tutte come succedeva in passato. Ora le potete tranquillamente scegliere in modo che avete un'ampia scelta. Per quanto riguarda il volume, è un audio stereo assolutamente di ottimo livello. Qualità ricettiva, assolutamente niente da dire anche qua. Andiamo a fare una chiamata al solito 19 21 21. I nostri clienti hanno giga illimitati fino al 1º maggio. Sai che dall'app puoi gestire. Come potete sentire, l'audio è assolutamente niente da dire. Andiamo a sentirlo anche in ambito musicale, il nostro solito brano free. Insomma, come potete apprezzare, è un audio davvero ottimo in tutti i frangenti, sia negli alti che nei bassi, senza esagerare e distorcere. E apprezziamo ora lo schermo e anche l'audio col nostro solito video in 4K. Insomma, che dire, definizione al massimo dettaglio, audio ben definito, colori leggermente saturi, ma molto piacevoli da vedere. E come al solito, a questo punto di vista, Samsung è al top. Passiamo ora alla fotocamera. Come vedete, è assolutamente un ottimo dettaglio. Niente da dire, come al solito. Anche i selfie sono ben definiti. Anche queste macro, come potete vedere, sono di assoluto livello. Quindi ho fatto delle prove: 100x, 10x, 3x, modalità ampia e modalità normale. Qui un video in 8K che scorre assolutamente in maniera molto fluida. Qui ho fatto delle prove in notturna anche con lo zoom e col grandangolo e devo dire che la definizione è sempre davvero ottima in ogni frangente. Una modalità notturna davvero di ottimo livello. Qua vedete anche il dettaglio del mio polpo con patate. Questo è un 100x, andiamo a scendere a 10x, 3x e così via. Come vedete la distanza da quel cartello è questa, quindi era ben lontano e comunque se non definitissimo anche nel 100x si riesce comunque a cogliere bene il dettaglio. Qua vabbè, abbiamo fatto qualche foto un pochettino stupidina,
ma giusto per apprezzare anche questa fotocamera con il solito software davvero molto ben curato. Vedete, abbiamo solite modalità ampia, qui possiamo scegliere di utilizzare anche delle modalità intermedie come il 30x e quant'altro. Insomma, abbiamo davvero diverse modalità, video in 8K, 4K, quello che preferite, abbiamo diverse modalità e qui in alto trovate tutto quello che volete, notte, cibo, panorama, video pro, video verticale, super slow-mo. Insomma, come sempre, un software della fotocamera ben curato. In conclusione, un ottimo smartphone, niente da dire, il terminale di punta di Samsung. Ci siamo trovati bene in ogni frangente, ribadisco, l'unico problema che ho riscontrato essendo un giocatore è, insomma, sotto stress tende un po' a scaldare, la batteria tende a scendere piuttosto rapidamente. Ma nel complesso non si può certo giudicarlo male. È un terminale ottimo, un terminale di punta di Samsung e si colloca al top insieme ad altri due o tre terminali. Insomma, 1300 euro è una spesa impegnativa, ma d'altra parte, se si vuole il massimo, ormai le cifre da spendere vanno dai 1100-1150 in su, sempre rapportato alle esigenze di ognuno di noi. Poi si possono avere terminali ottimi a cifre anche inferiori e dipende uno che esigenze ha. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, FON. Girls with their nails done now.